Ciao, benvenuti nella splendida cornice della mia stanza dei peccati, in cui tutti i peccati sono esposti, come potete vedere, proprio come in un classico video YouTube in cui tutto è perfetto e meraviglioso ed elegante. Allora, sono in debito con chi mi segue per una review, che è quella del Firescoff, forse vi ricordate quando avevo detto che avrei parlato più diffusamente di questo prodotto che serve per la saldatura. Allora, e l'abrasatura, naturalmente. Si tratta di un flussante. Adesso ne parlo, cerco di parlarne brevemente, cercherò di essere breve, insomma, le mie intenzioni sono queste perlomeno. E vi dico a cosa serve. Questo video innanzitutto si rivolge a tutte le persone che come me sono dei praticoni magari, ecco, delle persone che amano lavorare con le mani, provare a saldare, abrasare, eccetera. Non sono un orefice, lo dico sempre perché giustamente da un orefice potresti ricavare delle informazioni ancora più specifiche per quanto riguarda la saldatura. Questo va detto. Allora, il Firescoff che ho acquistato qualche tempo fa è un flussante. È un prodotto spray che ora cercherò di farvi vedere da vicino se possibile. Firescoff. Va bene, da 30 ml in questo caso, quindi una boccettina molto piccola. C'è anche però in altre formulazioni di cui adesso vi parlerò, però anche in altri formati. Precisamente, ora vi dico subito. Io l'ho acquistato questo prodotto da Cookson Gold, però lo potete trovare un po' dappertutto, è molto diffuso, insomma su internet lo potete trovare dai siti americani, sicuramente lo potete trovare da Contenti, Ottofrai, sicuramente Rio Grande ovviamente, poi su Etsy, un altro motore di ricerca in cui cercare questo prodotto se siete intenzionati a comprarlo, sicuramente è Etsy. In Europa lo trovate facilmente da Cookson Gold, che è questo sito inglese in cui si vendono i materiali per orefici e non soltanto, anche per hobbisti, amatori, eccetera, artisti e così via, e sicuramente anche qualche altro sito, però insomma più o meno il prezzo è quello, quindi diciamo che non fa molta differenza acquistarlo qui o da un'altra parte. Il prezzo infatti è circa di 10 euro, 10, 12, 13 euro più o meno. Poi dovete contare le spese di spedizione. Ma vi stavo dicendo un attimo fa, vi stavo dicendo che arriva in più formati. Questi sono tutti i foglietti che mi hanno mandato, devo dire dettagliati, con le spiegazioni, con le spieghe, come dice mia madre. Allora, dunque, questo è più piccolo, 30 ml, ok, di Firescoff. Mi hanno mandato tra l'altro le spiegazioni in inglese e in francese. In italiano non esistono, non credo, almeno finora non mi è sembrato di vedere. E non vi so dire se esista un sito italiano che venda il Firescoff. Dubito, però non è detta l'ultima parola. Vi dicevo, dunque, le altre taglie sono 120 millilitri e 1000 millilitri, quindi un litro. E ho visto che 120 millilitri costa più o meno sui 25 euro. Questo vi dicevo, siamo tra i 10 e i 13 euro. Poi aggiungete, se comperate da Cookson Gold, aggiungete quei 7 euro di spedizione, circa, forse un po' di più, quindi arrivate facilmente a 20 euro. Su Etsy, Metal Stop, che è uno dei tanti siti che vende su Etsy e che ha i prodotti Firescoff, ha delle spese di spedizione sui 12 euro e rotti, quasi 13 euro di spedizione. Costa un po' di meno il prodotto, sempre su Metal Stop lo trovate a 10 euro, però poi c'è la compensazione della spesa di spedizione, arriviamo sempre a 20 euro, voglio dire, quindi insomma, non pagare, in questo caso difficilmente si paga su 20 euro di costo di un prodotto, io non penso che arrivi la dogana a chiedervi anche i dazi su questa cosa, non credo, va bene, quindi va bene. Allora, adesso vi leggo quello che dice la casa produttrice, che è la, a me viene in mente Indivia, Lidia o Indivia, ma no, infilo gli occhiali,
Allora, che è la come si chiama questa azienda? Inventa Inch. Ok, Inventa Inch made in USA. Allora, vi leggo le istruzioni e anche le caratteristiche. Allora, è un flussante fire coat, cioè protegge dai danni dall'ossidazione che produce la brasatura o la saldatura sul pezzo su cui state lavorando, protegge da questo, quindi fa la funzione del borace, borace con alcol, sapete, borace e alcol proteggono il pezzo. Sostituisce questo e sostituisce anche, scusate, sostituisce anche la soluzione acida con cui si deve proteggere il pezzo che è appena stato saldato o brasato, insomma. Quindi farebbe la funzione di tre, fa la funzione, dicono loro, quindi è così, la funzione di tre prodotti in uno. Loro calcano molto su questa cosa. Infatti, all in one è scritto, ok? Permette al saldante che voi utilizzate, perché quando saldate un pezzo avete bisogno di un saldante, ok? Va bene, una pasta saldante, quello che è. Permette di fluire meglio e senza vuoti, senza creare dei vuoti. Quindi, come dire, aiuta insomma anche questo processo. Permette molteplici, ora vi dico il termine più corretto, saldature. Con una sola passata di questo prodotto, quindi questo vuol dire che non dovete, se avete più saldature da fare su un pezzo, non dovete sempre rimettere, lavarlo, rimetterlo, non è necessario. Questo è molto interessante. Una riduzione dei tempi di preparazione del 60%. Allora, secondo me questo è vero, immagino, sono calcoli loro che noi non possiamo fare. Però ragazzi, quando si ha un po' di mano, perché su questo prodotto ci vuole un pochino di pratica, secondo il mio punto di vista. Poi mantiene, questo è anche interessante, mantiene il colore originale del metallo e la sua patina. Parliamo, attenzione, di metalli preziosi, qui non viene specificato, ma in un altro punto di questo foglietto viene detto. Quindi mantiene il colore originale e la patina. Ed anche in un altro punto dice che protegge la politura, la lucidatura. Se il pezzo è stato lucidato, non interviene sulla lucidatura. Aggiungo io, dovete ricoprirlo bene, deve essere, insomma, deve esserci una copertura ben consistente sul pezzo. Non contiene fluoruro di potassio, non lo so. Non sono un chimico, fluoruro, però ve lo dico, è importante, né cloruro, perché questo è importante da dire, perché protegge anche le pietre durante la saldatura, compresi zaffiri e rubini. Ecco perché si parla di cloruro, di fluoruro, perché evidentemente è una sostanza che può incidere su queste pietre, ma qui non c'è questa sostanza. Non è tossico, non sprigiona gas tossici, si leva in acqua calda e questo anche è molto interessante perché non avete bisogno della soluzione acida che è molto tossica. Ci sono molte persone che sono anche interessate giustamente a questo aspetto, quindi non avete bisogno dell'acido per rimuovere tutto quello che c'è sul pezzo saldato, eccetera. E, ecco, queste sono le caratteristiche principali. Una cosa, è stato prodotto di Firescoff, una specie di upgrade, diciamo così. Ci sono anche altri Firescoff più specialistici e infatti io penso che andrò a comprare quello di cui vi vado a parlare. Oltre al Firescoff modello base, che è quello che ho io, ok? C'è anche il Firescoff RH che serve proprio anche nelle riparazioni, e questo è molto interessante, per riparare gioielli, qui si parla comunque di pietre preziose, rodiati, quindi non toglie la rodiatura dai gioielli. Mi sembra molto interessante, quindi il pezzo non va rirodiato. Protegge sempre ha le stesse caratteristiche dell'altro di questo praticamente, quindi questa è una caratteristica che si somma. Prevents rhodium from turning back during a jewelry repair, quindi si può usare, va bene, come vi ho detto, nelle riparazioni,
protegge i metalli che sono molto sensibili alle alte temperature e qui in particolare si fa riferimento, io l'ho scritto da un'altra parte, all'oro rosa, ad esempio, all'argento e ce n'era anche qualcos'altro, c'era anche un altro metallo che veniva come l'oro rosa e l'oro bianco, rodiato bianco, ecco, quindi parliamo sempre comunque di oggetti preziosi e materiali preziosi. Le notizie sono distribuite un po' qui, un po' là, per quello che mi vedete, puoi cercare. Poi non si sa perché il foglietto in francese è un po' diverso rispetto al foglietto in inglese, quindi devi anche beccare. Non abbiate pazienza, ci siamo, sì. Va bene, eccolo qui. Dunque, come funziona? Adesso vi dico molto brevemente, poi vi farò vedere una piccola dimostrazione, cercando anche di non sbagliare, perché quello che mi è rimasto del Faiscof è molto poco. Diciamo che è veramente una tacchetta, una cosa minima. Se sbaglio è la fine, non vi posso fare la dimostrazione. Vi dicevo che io probabilmente la prossima volta lo ricomprerò. Comprerò però il Faiscof RH, che è quello che promette anche di poter fare delle riparazioni su metalli rodiati, eccetera, eccetera. Questo mi può interessare come cosa, devo dire. Ok, il modo di applicazione è molto semplice. Allora, innanzitutto bisogna portare, leggo sempre dall'istruzione, il metallo ad una temperatura, bisogna riscaldare, io dico il metallo, il pezzo, quello che va brasato, che va saldato, va portato delicatamente ad una temperatura di 120 gradi, va riscaldato un po'. Per verificare che siano 120 gradi potete fare anche così, in questo modo, che è quello che faccio io praticamente. Applicate il calore. Applicate una goccia d'acqua sul pezzo, poi cominciate a scaldare delicatamente il pezzo. Quando questa goccia d'acqua si è completamente assorbita, quello è il momento giusto di applicare il Firescoff. Quindi levate un momento la fiamma, spruzzate bene il Firescoff dappertutto, deve formare, qui dice che deve formare una patina biancastra uniforme su tutto il pezzo, quindi deve proteggere tutto il pezzo. Eventualmente potete anche ripetere, se non siete soddisfatti, potete anche ripetere questa operazione. Gentilmente riscaldate ancora il pezzo, applicate più Firescoff se ritenete di doverlo fare. Firescoff Ceramic Flux, è questo flussante ceramico. A questo punto, potete mettere il vostro saldante, che può essere in pezzettini, può essere il filo, può essere il classico pezzettino ritagliato da una listarella. Mettete il saldante e procedete a saldare nuovamente. Finito di saldare, di brasare, prendete il pezzo e lo mettete in acqua calda. Non dovete fare altro, ovviamente. Ecco il nostro anello in argento, come vedete, è un pezzo qualsiasi di scarto, tanto per far vedere come funziona. Allora, questa qui c'è il punto di giunzione dei due lati, adesso io salderò questo punto. Allora, cominciamo col mettere un po' di acqua su un lato, diciamo uguale, un po' d'acqua in modo da capire. Quando è il momento di passare al Firescoff che voi conoscete, di cui vi ho parlato, ok? Va bene. Eccolo qua. Posso cominciare. Ok, adesso ci sono dei punti che sono visibilmente più, come dire, dove si vede che non si è formata la patina. Allora io riprovo e
e riscaldo nuovamente. Ok, dove non si forma, qui ci sono dei punti più chiari, vuoti, diciamo, ecco, questi sono punti non protetti. Ecco, adesso io giro, voglio farlo anche dall'altra parte. Naturalmente più è protetto il metallo e meno ci saranno problemi con ossidazione e ovviamente parti da pulire, quindi. Ok, direi che può andare bene. Sto usando un attrezzino che genera poco calore, che è il Fackelmann, che vi ho mostrato un po' di tempo fa e che sta già mostrando qualche segno di cedimento, ecco perché fa poco calore, quindi devo procedere un po' piano effettivamente. Però voglio coprire bene tutto perché voglio comunque mostrarvi l'effetto corretto di questo prodotto, che è quello di fare una patina biancastra tutto intorno. Ecco, c'è solo un punto proprio qui dove sto insistendo che voglio coprire bene. Ok. Ora posso procedere con la saldatura. Ecco, passo ad una fiamma un pochino più, ad una fiamma un po' più larga, perché altrimenti ci impieghiamo troppo tempo. Allora, mi riscaldo. Ecco, okay, va bene. Dunque, adesso vediamo, quello che ci interessa ora è vedere se è sufficientemente pulito. Direi di sì, il risultato è abbastanza buono nonostante abbia insistito tanto. Eccolo, e qui sto pulendo soltanto con acqua, ok, acqua calda, direi che non è male. Amici, grazie per avermi seguita fin qui, grazie anche se non mi avete seguito fin qui. Spero che questa piccola review sia stata utile, vi abbia aperto l'idea e vi abbia fatto scegliere o magari non scegliere questo prodotto. E intanto vi saluto, vi rimando al prossimo video. Non voglio fare propositi, stavo per dire, prometterò di fare un video al più presto. Non voglio fare propositi, forse porta bene. Vi saluto e vi mando un bacio, alla prossima!